Oggi voglio svelarti un segreto su Napoli, un segreto che non sa quasi nessuno. Hai presente quella specie di mulino che sta vicino al Disney Store? Ci sei passato davanti 500 milioni di volte. Ti sei mai chiesto che cos'è? È una specie di mulino, appunto, di mulino a vento, che funziona esattamente come le girandole che hai sul balcone, sai, quelle tutte colorate. Ci sono delle pale molto grandi che incamerano il vento, quindi che lo prendono, e lo trasformano in energia, cioè significa che trasformano quel vento in qualcosa che fa muovere qualche altra cosa. Ma che cosa? Fanno muovere la fontanella che sta lì vicino, cioè l'acqua da quella fontanella esce grazie alla forza che quelle pale incamerano nel vento. Ci avrebbe avuto tantissime volte andando in bici dopo una corsa, e forse però non sapevi che stavi bevendo a una fontanella speciale, una fontanella d'artista. Ma cerchiamo di capire perché è una fontanella d'artista, perché quella è un'opera d'arte. Innanzitutto, qual è la prima cosa che pensiamo quando arriviamo lì davanti a Feltrinelli e guardiamo quel mulino così alto chiuso in mezzo ai palazzi? Diciamo, ma un mulino a vento non dovrebbe stare in mezzo ai palazzi, dovrebbe stare in aperta campagna e prendere tutto il vento che soffia a destra e a sinistra, che ci fa chiuso qui in mezzo? Quella sensazione che noi proviamo, il fatto che ci sembri strano che una cosa sia in un posto invece che in un altro, si chiama straniamento ed è proprio la prima sensazione che Cunellis, non ti avevo ancora detto come si chiama l'artista di cui stiamo parlando, Ioannis Cunellis, vuole farci provare. Quasi sempre poi invece la seconda cosa che pensiamo è: ma quell'ammasso di ferraglia inutile, tutta arrugginita, non serve proprio a niente. E invece Cunellis, mettendoci la fontanella accanto, ci racconta che anche quella ferraglia inutile può servire a qualcosa. In questo caso serve proprio a far uscire dell'acqua fresca, a far sgorgare dell'acqua fresca. Questo modo di fare arte, di dare importanza alle cose umili, alle cose modeste, alle cose povere, si chiama appunto arte povera, e Cunellis è uno di quelli che si è inventato proprio questo modo di fare arte. E sai quando se l'è inventato? In un periodo che si chiama boom economico, intorno agli anni 60, puoi chiedere qualche informazione a mamma e papà, c'è stato un momento in cui sembrava che l'unico modo per essere felici e per poter comprare tutto e per poter avere tutto era avere i soldi, era essere dei gran figli, e quindi tutti lavoravano, lavoravano e distoglievano un po' la loro attenzione, si distraevano dalle cose importanti. E la natura è proprio una di queste cose. E Cunellis ce lo ricorda in ogni sua opera. Lui diceva proprio: ma com'è possibile che pensate che solo i soldi sono belli e rendono felici? La natura è meravigliosa e solo la natura è la vera fonte della bellezza. E infatti lui per fare arte usava proprio cose naturali poverissime, tipo le pietre, il carbone, la sabbia, il ferro, il legno. Tutto quello che trovava e che apparentemente non aveva valore, che qualcun altro gettava via perché pensava che era un rifiuto, lui lo utilizzava e gli dava valore, gli dava importanza, ci raccontava e ci racconta tuttora attraverso i suoi lavori quanto può essere importante osservare quegli oggetti, osservarne la consistenza, cioè vedere di che materiale sono fatti, se sono caldi, se sono freddi, se pungono, se sono lisci, e insomma tutte le loro caratteristiche. Proprio per farci capire che la natura, nella sua povertà, nella sua semplicità, vince sempre su tutti, quindi per lui è la cosa più importante, una volta ha fatto una cosa incredibile, ha preso un pappagallo vero, e lo ha messo su una tela, non è che ce l'ha incollato, diciamo, gli ha messo il trespolino davanti alla tela. E poi l'ha messo in un museo, in una galleria d'arte, e tutti quelli che passavano guardavano e dicevano: ma questo è pazzo, ha messo un pappagallo su una tela. E lui in realtà cosa ci voleva raccontare? Che solo un pappagallo vero può darci quelle emozioni, che se anche avessimo la tavolozza con tutti i colori del mondo e fossimo i più bravi del mondo a dipingere, a riprodurre un pappagallo, mai e poi mai potremmo dare a chi guarda il nostro dipinto la stessa sensazione che dà un pappagallo vero. Un'altra volta poi ha portato, sentite bene, 12 cavalli, cioè 12 cavalli di viveri in un museo, e li ha lasciati liberi di fare i cavalli. E che fanno i cavalli? Fanno che camminano con gli zoccoli, scassano un sacco di cose, mangiano la paglia, fanno un sacco di cacca puzzolentissima.
E lui che cosa ha fatto in questo modo? Ha portato per la prima volta un'opera, l'odore in un museo. Normalmente nei musei ci sono cose che non hanno odore perché le opere d'arte, le statue, i video, le foto, essendo degli oggetti, non hanno odore, mentre invece i cavalli che sono fatto vivo un odore ce l'hanno come. Per lui portare degli elementi vivi, come anche il pappagallo, significava proprio farci riflettere sul fatto che l'unica forma d'arte vera, importante, che valga la pena di chiamare arte, è la natura. E se ci pensi, c'è qualcosa di molto vivo anche nel mulino e nella fontanella, perché il vento muove delle pale che generano energia e fanno uscire l'acqua. E questo è tutto molto vivo e soprattutto è tutto molto gratis. E Cunellis ci teneva molto a questo discorso e ce lo racconterò in sua opera.